l'uno intende fornire soltanto grado e matricola, non vuole più dare ulteriori delucidazioni. L'altro, Andreottiano, già mi ha detto che non ricorda. Quindi voi capite che la mia situazione è particolarmente imbarazzante dal punto di vista dell'intervistatore, a parte il fatto che sul tavolo noto con sorpresa che dalla parte sinistra c'è un'acqua bianca e dalla parte invece destra c'è il vino rosso, quindi c'è anche una confusione politico-alimentare che mi turba. Però abbiamo sempre vincono loro. Vincono sempre loro. Però abbiamo due personaggi invece che meritano di essere ascoltati, non solo sulle vicende politiche, sulla politica certamente perché ne hanno di che dire, ma anche sulla vita orvietana di, voglio dire, ieri o appena l'altro ieri, ma possono tranquillamente dire la loro anche sull'Orvieto di oggi, insomma, no? Perché l'hanno vissuta da posizioni importanti, da posizioni di potere, da posizioni decisionali. Addirittura qui io non svelo chi dei due voleva, affacciandosi alla Rupe, spianare la piana di Orvieto e ergerci delle dei grattacieli, e un certo Paglietta lo dissuase perché insomma forse non era quello il progetto che poteva. Eri tu? Sta ammettendo che era lui, quindi comincia a ammettere qualcosa. Però insomma, due personaggi a tutto tondo. Allora io, prima di addentrarci proprio nel fuoco di fila delle domande, avrei la curiosità di conoscere il giudizio reciproco dell'uno sull'altro, quindi chiedo all'amico Carlo Tatta un giudizio su Marcello Materazzo, sintetico, tre minuti. Ci metto subito in crisi, in difficoltà, cioè, i giudizi praticamente non ne ho badati, ho fatto soltanto delle osservazioni, delle considerazioni, e da qui poi tratto proprio ognuno tra le sue valutazioni. Materazzo è stato praticamente un mio ante, è stato un battagliero nelle file del Partito Comunista e quindi me lo sono trovato sempre di fronte, perché praticamente lui non mancava occasione di far valere appunto le sue posizioni giustamente in cui credeva e che difendeva a oltranza. Tu quindi dici è meglio averlo di fronte che trovarselo dietro, ma meglio averlo anche di fianco praticamente, ecco, in modo da poter andare a stare in compagnia e guardare di fronte con serenità e con tranquillità. Lo trovo infatti di fronte nei banchi consigliari per lungo tempo, di fronte. Adesso non so quanto tempo sia stato lui in consiglio comunale, ma io stavo pensando mentre venivo su dallo scalo, sono stato consigliere comunale dal 60 al 64, poi partì per fare l'ufficiale e quindi praticamente non fui rieletto. Poi dal 70 al 95, neppure me l'aspettavo da questa considerazione di questa età, e Materazzo appunto me lo sono trovato di fronte. La battaglia fra me e lui era una battaglia forte, non ci davamo tregua, lui giustamente teneva le sue posizioni, io difendevo le mie posizioni, perché in quel momento e in Orvieto era da difendere le posizioni appunto dei cristiani impegnati in politica in un partito che andava a favorire i principi di democrazia ispirati a un'idea cristiana. Ringrazio. Marcello. Io ho compreso tutto e lo ringrazio perché stasera... Sì, non è che ha detto benissimo, no, tu hai compreso, no, passo no, certo, tutto bene si può dire. Allora io dico, io con Tatta lo conosco perché gli scontri in Consiglio Comunale erano continui, in quanto due posizioni veramente, perché allora erano due posizioni ideali che si scontravano, non le due persone. Era un comunista e un democristiano, che allora la battaglia era grande, ma che poi in certe occasioni abbiamo avuto la capacità sia a Orvieto che a Perugia che a Roma, perché ho fatto dopo tutta la carriera e lui si è fermato, no? E per momenti di unità e di comprensione, e quindi abbiamo fatto crescere l'Italia. Marcello, tu sei iscritto a un partito? No. Voti un partito in particolare? Certo. Quale avevi voluto? Quello di sinistra, non quella farsa della Qual è sinistra. Il partito di sinistra? No, perché in Italia c'è la sinistra farsa e la fanistra. Sì, ma dici qual è la partito di allora, sinistra? Allora, quella vera è quello che non votano più per il Partito Democratico e per la Democrazia Cristiana, perché è scomparsa e è venuta a comandare a casa nostra. E io quando che loro sono venuti a comandare sono andato via e ho scelto un movimento di sinistra.
diciamo Selle. Ah, Selle. Tu, che adesso si sta qui. Tu, Carlo, l'ultima volta che hai votato, puoi rivelare? L'ultima volta, sono sincero, ho votato per il Partito Democratico, perché c'era una confluenza di cattolici praticamente, di ex democristiani in quel filone politico. Oggi come oggi non lo so, sono in posizione appunto di attesa, di incertezza e di delucidazione praticamente. Quanto è difficile, caro Carlo, collimare il proprio credo cattolico, cristiano, con la volontà di fare politica? Perché spesso sono due strade che divergono. Insomma. No, io non mi sono trovato in questa difficoltà, sono sincero, insomma. Ho cercato di impegnarmi, mi sono sforzato di impegnarmi e l'ho fatto, ecco. E nei momenti difficili che dico e confesso, senza, mi sono rivolto appunto a chi di dovere che mi aiutasse dall'altro. Certo. I momenti difficili ci sono, indubbiamente, ma umanamente è difficile superare. Certo. Marcello, la tua invece idealità quanto alla fede, perché corre voce che tu una volta abbia anche ipotizzato di piazzare dei palasport all'interno del Duomo, non avendo tanto vocazione religiosa. È vero, è falso, è una voce che corre nell'immaginario collettivo ormietano. Questa è sbagliata. Io ti faccio una domanda proprio che tu possa difenderti da un'idea malsana. Scusa, prego. Sono un ignorante se ti dicessi che io andavo alla messa, perché io al Duomo ci sono andato alla messa e ho buscato dalla mia madre dentro il Duomo dove stava fermata, perché non si è pellato di dolore che lo disse al prete. Io e lei si comunicavano e da allora non ci sono entrato più, no? Quindi sono racconti che non interessano. Cioè per gli schiaffi della mamma? No, per gli schiaffi della mamma e per quello che dicevano i libretti. Dopo poi levanto i libretti e i democristiani. Noi facevamo le battaglie in questo modo. I contadini le agitavamo. Se tu pensi che noi facevamo le manifestazioni con i carri con le bandiere rosse, non persona della bandiera rossa. No. Le facevamo, se io vi dico le strade, una sopra Villanova, ma a turno, una sotto la diga di Corparra, perché lì c'era un'azienda canaria che le scontri sono stati tanti, una si faceva sul piano del vantaggio, una si faceva a Morrano, cioè si facevano le manifestazioni con i carri chiedendo che la legge questa feudale andava a pulire, e tutti i giorni i carabinieri li addosso. Perché ti arrestano e non ci mettono niente, a me quattro volte mi hanno arrestato, no? Se volete, una volta per la cosa del cristere, un'altra volta per la guerra. Aspetta, questa del cristere ci ha spiegato. Dopo ve la spiego. No, spiegacelo ora, ci preoccupa assai. Ma sempre quattro giorni del resto, perché dopo io con i democristiani ho anche buoni rapporti, no? E dico, io quattro volte sono state fatte, una per il cristiere, uno perché per tagliare le frasche alla cecqua, una perché disse al maresciallo dei carabinieri all'Erona quando lo presentò al comizio, ma dopo sono troppo lunghi a raccontare. Che gli dicesti al maresciallo? Dopo te lo dico. Dopo c'è di allora, sostanza. Per quanto riguarda il cristere, era quando che a Terni noi avevamo la federazione comunista, io ero segretario del Gioventù Comunista. Mi chiamano la sera e mi dicono: vieni a Terni che ci fa la riunione lunga e dormo a casa mia, il segretario. Sono andato là, ho trovato sul tavolo della federazione il cristere di quello dei figli, grosso, incartato. Io che c'ho da fare? Dice adesso ti spiegamo noi. All'una davanti ci hanno messo il giornale morale del movimento sociale, come si chiamava? Almirante, no? Miss. Che ci dice male tutto il giorno lì davanti, venendo su da Piazza Racito, che andava a Piazza del Comune, stavamo quasi da capo. Ma eravate voi che avevate fatto la sede davanti al giornale? No, no, erano loro, perché lì c'è nata la federazione. Allora andiamo là, io dovevo andare giù e spreme questo e fa cascare la peperetta contro il giornale murale. Certo, all'una della notte andiamo giù col segretario della federazione e mi porta, dai, schizzo, butto per terra, c'erano i carabinieri e ci arrestarono, mi portarono dentro quattro giorni, ho mangiato bene perché tutti lì mi portarono fuori, mica mangiavo con lui. Questo era il primo arresto. Il
Secondo arresto l'ho avuto per la quercia. Voi quando andate al tamburino prima del giro arrosto, c'è una cerca grande che era al potere dove io avevo lavorato. Il prefetto fece un decreto che disse che le bandiere rosse erano tolte dalle aie, dalle cose qui. Allora noi, uno che andava solo a caccia di uccelli per prendere i nidi per mangiare, perché c'era anche questo problema, che fece? No, no, c'era quella quercia che poi ancora c'è, quando non adesso perché sulla destra. Andiamo su, portiamo la bandiera rossa, che ho detto basta il prefetto fascista, la mettiamo a pendolone, tu lo capisci? Si vedeva da Orvieto, la manica e i carabinieri vengono su. Lui, noi gli dissi dai a venire giù, lui non solo fino a da capo, perché è uno che ci sapeva salire sulla. La sega con tutto la sega, e quindi c'erano due metri e mezzo che la bandiera si levava. Certo. Il proprietario non c'era, e quindi, e quindi l'autorizzazione non gliela davano per levarla. È stata 3 o 4 giorni contento quando mi dicevano che la bandiera non l'hanno levata, no? Certo. E questa è la seconda. La terza, quella che a Castelgiorgio non ci avevamo, erano tutti come lui, tutti democristiani. È vero o non è vero? Tutti come lui, però, normale. Andiamo a Castelgiorgio, andiamo a Castelgiorgio e noi stabilimmo nel 53-54 sull'età, là, insomma, di fare la festa dell'unità, facevamo per tutti, per noi, perché noi facevamo in tutte le frazioni, in tutti i luoghi, perché alla sera, tutte le sere andavamo a fare le riunioni per fare queste cose. Non è che quelli che hanno adesso un nomino il segretario che è da portare a casa i soldi, rubano tutti. E noi, tutte le sere si andava a fare le riunioni dell'assemblea, a informarle e decide. Allora decidemmo di fare la festa dell'unità, la facevamo dappertutto meno al Castelgiorgio, perché loro c'erano, come andavano. Questo che cominciò il maresciallo, pensava che non me lo dicevano, che dice ma non c'è nati, noi abbiamo un pullman al tamburino, la portammo su con 54 persone, Prudenzi dice per il pullman in volle una lira, comunque è morto te lo dico, no? Andiamo su, ci mettiamo a fare la festa dell'unità, la gente riuscì, dovevamo fare comizi, perché le feste dell'unità si facevano i comizi. Che fo? Io presento il comizio e gli dico, il maresciallo aveva detto che noi eravamo ciarlatani, ma non ci venite, tu capisci, l'ambiente democristiano si fidava. A me io trovai due o tre che mi facevano i testimoni, io in marzo gli ho detto, io dico, c'è il maresciallo qui davanti, approfitto per dire quello che penso. Dico, i carabinieri dovrebbero tenere l'ordine pubblico, non dovrebbero fare la politica, perché siamo noi che dobbiamo stabilire che cosa diciamo, non lui. Aspettate. Dico perché le carabinieri dovrebbero fare l'ordine. Quindi fece un'esaltazione dell'arma, che io lo sapevo che poi la pagavo. No? Allora io fece il comitato e gli disse, lei maresciallo, era una gran persona. Perché si impiccia delle cose che non si sta impicciando, perché lei ha detto questo e questo e questo, no? Allora io disse, rubano le galline, non si trova mai chi le ruba, e lei dovrebbe sapere, rubano gli agnelli e c'era chi le non mai trovato uno, rubano l'anitre uguale, rubano tutta la roba in campagna uguale, ma lei allora che c'è sta a fare? C'erano degli estremi per non ero, perché mi ho saltato l'arma, no? Perché io le ho registrate quello, perché lo sapevo a tuo modo le avevo registrate, gli avevo fatto registrare perché ce l'avevamo le registrate. Certo. Invece Carlo, tu da borghese, diciamo, orvietano, come vedevi in quegli anni la Orvieto che stava invece alle pendici della Rupe e che comprendeva anche soggetti come Marcello, ma anche un mondo variegato e diverso? Giovane, per esempio, che rapporto c'era tra l'Orvieto e l'Interland, insomma, in quegli anni, anche sul piano politico? No, c'era questo innanzitutto, ecco questo qui. Una cosa che ricordo e che vorrei appunto dirle, adesso vi ho in mente in questo momento. Cioè, mi si diceva che praticamente nel 48 c'erano già delle liste di proscrizione praticamente pronte, preparate, perché praticamente avrebbe potuto e dovuto vincere avrebbe dovuto vincere le liste di sinistra, e quindi praticamente avremmo dovuto subire la sorte degli altri paesi che oggi sono ex comunisti.
Questa era la situazione che attendeva l'Italia tutta praticamente, e che invece la riscossa della Democrazia Cristiana sotto appunto gli auspici di Alcide De Gasperi ci salvaguardò noi, ma salvaguardò anche gli stessi comunisti, perché praticamente potemmo poi navigare in un regime di vita democratico che dette soddisfazione a chi stava al potere e chi non era al potere, che poteva liberamente parlare e dire la sua. Questa bisogna pur dirla, questa cosa. Nel 48 Orvieto c'erano, dice, le liste di proscrizione per un avvenire comunista che avrebbe praticamente fatto segnare anche a noi quella, fatto segnare anche per noi quella realtà che poi già era presente oltre Cortina. E io non è che praticamente abbia vissuto la vicenda politica, praticamente, questo è vero, perché non l'ho vissuta, perché praticamente studiavo e poi lavoravo a Roma. Il mio impegno era di servizio in comune e quello mi bastava. La vicenda politica l'hanno vissuta altri che sono stati esponenti diretti della Democrazia Cristiana. Chi ti ricordi? Fai dei nomi. Ma io sono stato soltanto un periodo, sono stato membro della direzione del Partito della Democrazia Cristiana, e però quel periodo lo potetti vivere, vedete, con piena soddisfazione. E chi c'era vicino a te? Ecco, se ricordi dei nomi. C'era, dai, gli uomini di spicco erano Tiberi, Manciati, Orcini, Stella, soprattutto Stella, il vecchio Stella praticamente. L'avvocato Romoli, l'avvocato, così, Carletti, questi erano gli uomini di spicco. Io praticamente ero un ragazzino che praticamente serviva utilmente e faceva appunto la mia parte. Però ecco, una cosa che mi ricordo fu questa praticamente. E la vicenda del piano regolatore, per dire, anche quella fu una vicenda, insomma, molto delicata, molto spinta, insomma, su cui ci furono diverse contestazioni e diversi favoritismi, diverse frustrazioni anche praticamente. Certo. E c'era la vicenda del piano regolatore, per cui Orvieto non si poteva più costruire, e effettivamente questo ha tutelato la città, però dopo c'è stato uno sviluppo edilizio spasmodico, senza limiti, senza freni, che ha determinato uno sviluppo stellare, per dire, non che non si può oggi più correggere. Oggi praticamente si costruisce sempre più e sempre oltre, perché questa è la storia praticamente. Io mi ricordo, ci fu anche un episodio, per dire, che quando si voleva costruire addirittura come punto di espansione edilizia a Monte Rotondo, un terreno che era di Vallati, quella cucuzzola che si vede dalla rupe di Orvieto, sì, no? Sì. Per fortuna che il proprietario era Vallati, che ce non era un siculo italiano, perché io mi opposi strenuamente a quell'espansione in quel sito lì. Dissi: c'è già Cicogna, c'è già Sfera Cavallo, andiamo a fare altro polo, un altro insediamento ad hoc là, con un dispendio di risorse a non finire per il comune. Queste per erano le idee materaziane, erano, probabilmente. Non lo so. No, ma comunque dopo si fermò immediatamente quell'episodio. E però, ti ringrazio. Perché, e dopo c'è pure l'esplosione appunto su Cicogna, certo, sulla Sfera Cavallo, certo. E lì stava bene. Lì però andava ordinata questa esplosione. Certo. E questo invece forse è mancato. Forse in parte non è per... ho bisogno di una risposta diretta a questa domanda. No, rispondimi direttamente a questa domanda. È vero, parlavamo del 48, che voi avevate nascoste delle armi in qualche vostra... sede, questo non lo posso dire se lo sapevo o meno, perché noi nelle sedi sicuramente no, quindi ce l'avevi, però no, io non me la ricordo io che ce l'avevo. Insomma, io ero cacciatore, mica ero col mirra e queste cose. Eri preparato, perché eri cacciatore, sì, quindi già sapevi mirare. Ha detto che nelle sedi no, e che era cacciatore, quindi sta ammettendo ampiamente. Carlo, tu hai avuto a che fare nel corso della tua carriera politica, della tua vita, anche con molti vescovi che si sono succeduti qui a Orvieto. Che rapporto avete avuto voi democristiani col potere ecclesiastico, e dammi anche la descrizione dei vescovi che ricordi. Intanto, qual era il rapporto con loro? Trovavate anche, indirizzavate anche qualcuno, qualche posto di lavoro? Sinceramente parlando, guarda, quando sono stato consigliere comunale, quando sono stato capogruppo, da parte del mio vescovo non ho avuto mai una direttiva specifica precisa, assolutamente. Lui contava che io fossi democristiano, cattolico, fervente cattolico. A quale vescovo fai riferimento? Vescovo Pieri, vescovo Rondeo. Cioè. No, puntava sul fatto che io fossi cattolico, fervente cristiano, e questo a loro bastava. Direttiva non ne ho mai avuta. Ringrazio.
scusa, la farina cosa per questo? Però no, 10 secondi. Il vescovo ci aveva da fa, perché quando ho sposato io sulla diocesi, ce l'ho già a casa ancora, gli ha dato una parte, no, sposata in comune, no. Allora ero l'unico, adesso ci sposano tutti. Hai inaugurato la moda. Il quale scrisse una vergogna da cancellare Orvieto, e c'era che la mia moglie era cattolica, mica potevo sposare Orvieto, certo. E ancora è cattolica. Nonostante ha vissuto tanti anni con te, è ancora cattolica. Non parliamo di questo, l'avevamo parlato prima. Io andavo a sposare a Terni, lui mi uscì il giorno dopo, non ce la fa, scrive un articolo in quel modo la diocesi, che mi diceva una vergogna da cancellare Orvieto, era questa, quindi la direttiva le dava. Senti, tu sei stato, ti dicevo appunto, una sorta di ministro degli esteri della regione. Intanto la curiosità mia è, ma quante lingue conosci? Con quale lingua parlavi? Perché c'hai un certo spiccato accento orvietano quando ti trovavi in giro, no, per l'Europa? No, io non so parlare manco l'orvietano. Raccontaci qualche aneddoto proprio. No, io in difficoltà non l'ho trovato, perché io avevo un funzionario della regione assegnato alla mia commissione, che quando andava all'estero conosceva cinque lingue, quindi ero sempre informato. Certo. Quindi perché portavi uno dietro? Sì, io non sono stato capace mai, però quando andavamo io, noi c'avevamo che ci pagava la regione il viaggio e l'albergo. E una diaria, e non come che adesso che ci segnano anche quelle che servono per cose intime. Noi avevamo un rimborso spese lì. Io mi andava bene, perché tu quando andavi giù per trovare gli immigrati invitavano tutta a cena o a pranzo. Certo, no? Certo. E quindi ci riuscivo bene con la diaria. Perché non era come adesso. Non hai mai fatto la ciancia? Mai. No, ma no, la ciancia si fa, perché era così, loro ti pagavano l'albergo, ti pagavano l'aereo. Dopo, quando sono andato invece alla commissione esteri, con Andreotti abbiamo avuto... Non ha avuto più problemi? No, non ho avuto più problemi, perché io l'ho raccontato a qualcuno questo. Io quando sono stato nominato di comunista nella emigrazione, ero solo io, perché le regioni nominarono tre: un comunista, un socialista e un democristiano. Quando siamo arrivati all'ingresso nel Ministero degli Esteri, allora era in quel tempo entrava male dentro il Ministero, mi fa: chi si chiama Materazzi? Io ho detto: sono io. E lì mi portarono Andreotti, mi dice: no, portato io sopra, che l'ho nel capo. Io pensavo il direttore generale, invece no, era Andreotti. E io devo dire, una persona intelligente e aperta. L'Andreotti che mi disse: ma sì, e te dovevamo litigare? Perché era informato di chi ero io, certo. Che già girava il mondo, era un'altra cosa. E io gli dissi: posso di salutare il ministro più un professore? Io ero anche un brigante, però non glielo dissi. No. No. L'hai pensato? Quello l'ho pensato sempre. E sempre l'ho valutato dopo, perché io vi parlavo di modalità e mi andavo. E adesso invece, tu capisci, io ho detto alla fine, disse: ma lei è professore, è ministro. Io gli posso dare detto che sono villano del tamburino. Lui disse: no, dicevo, so, ma tu sei un gran brigante più di me. Allora, ma te la conosco subito. T'ha fatto sì. Raccontaci di quando facevi la delibera sul pezzo. Non è la delibera, non c'era lui, c'era Torroni. Che successe? Successe una cosa. Non c'era la carta. Le prime volte che facemmo Italia, quella che fa a aprile, come si chiama? Da aprile nelle feste, com'era? Umber Gersi. Ah, no, prima, ma prima presumo. Ah, Umber Gersi, quella di piazza, sì. Quelle di piazza. Ah, le prime edizioni. Veniva a Orvieto, quando veniva a Orvieto c'era un macello. Sì, questo sì. Dove andavano a Terni, bruciavano, facevano una cosa. Vi basta dire che il giorno più andavamo dentro, venivamo giù con Prontini. Le prime volte che venivamo giù noi pensavamo male, dico: Prontini, sta tranquillo, che ricordo, però vanno dentro il domo, no? E dentro il domo facevano tutte le cose. In tutte le chiese orvietane, meno a Sant'Andrea, perché Don Marcello li gettò fuori dalla chiesa a zampate. Ma lì c'era solo Don Marcello, no? Ma lì entrarono, perché più entrarono dentro a massa. Noi avevamo fatto la delibera per ricevere queste cose giù al giardino comunale, certo.
l'avevamo messo in posto quell'anno, dove noi quell'anno avevamo fatto anche la pista rotonda con le, il pattinaggio per i figli, invece si serviva per la festa delle Olimpiadi. Bisogna dire la verità, però e avevamo questa scusate, questa è la vera rivelazione dell'anno, l'uso e consumo. Noi ci avevamo un forte sospetto che fosse così, se tu ce lo confermi, no te lo dico, ecco. L'abbiamo fatta, è andata in prescrizione, e abbiamo fatto tutte le pulizie. E siccome lì pensavamo che non ce la facevano fa, noi in una mattina abbiamo montato, perché fecero gli operai le cose a Roma, c'era allora c'era come si chiama quello socialista che è morto poco tempo fa, il sindaco, il nome non me li ricordo mai, perché il torrone era sospeso perché ha messo l'ascensore a Cerinei. E faceva il vice sindaco lui, certo. Allora concordammo di mettere a posto il giardino, lo mettiamo giù di là a posto, ma ci mettiamo anche il bagno, non come adesso che non si riesce a far trovare il bagno che c'era, no? Allora, e vede come sono critico, mica una cosa. Quando allora noi che facemmo, io andai su, trovai tutti, venni sul giardiniere e mi disse: guarda che qui ci sono tutte le come si chiamano, gli ombrelloni, le tende sulle giardini, dice a me di andiamo niente meno uno. Vo giù era vero, ma due giorni prima quelli andavano tutti dentro il giardino, lo sfasciavano tutti e l'avevamo fatto allora. Allora volta Torrone, io ho detto: Torrone, come famo? Io dico tocca portarla al mercato. Dico: prendiamo l'operaio e gli famo mettere giù al mercato, che c'erano l'archi, c'era tutte, e mi ho messo una trentina dei rubinetti e mi ho portato lì, invece di portarle a Orvieto le ho portate laggiù, le bagni, e la facevamo lì. Allora dice: parla col commissario. Il commissario, che era molto aperto con noi in quei periodi, e ci disse: dice, ma io come fa a garantire l'ordine pubblico. Quindi dice: sì, questo nascimo giù insieme, mica io le levarono non le tende. Allora io che feci? Parlai con Tornoni e telefonò a me al Licese, che era di sabato, quindi loro venivano tutti e due a mezzogiorno, certo. No? Diceva: su, in comune, chiude il giardino comunale, chiude tutto, poi su, parla col segretario, do l'ordine a Pacelli, che ancora è vivo Pacelli, il figlio di Pacelli, che allora seguiva i giardini, gli do l'ordine di andare giù e chiude. Va dal segretario, perché giustamente devono passare per il segretario, gli dice: non c'è un atto. Dice: ci vuole là, gli dico: segretario, ma che c'è? Ma dico: ma è qui? Dico: scherziamo, c'è questa roba qui, mi ho fatto un giardino adesso, tutte le cose. Dice, mi fa parlare proprio come se fosse il nostro anello, mi fa, a me dice: ma Materazzo, dice, ma qui c'è una delibera di giunta. Dico: sì, ma a mezzogiorno la fama. Io vado giù e chiudo. Allora dico: tu vai giù e chiudi. Lui gli fa, dice: no, dice, tu non ci puoi andare perché ci vuole la delibera di giunta. Dico: allora senta, la di giunta sono io, adesso ti fa l'ordine scritto e volta, tu vai giù. È la volta che decisi, ecco, la giunta sono io. La giunta sono io. Questa è la cosa, ma io ce l'ho di parecchie cose. Se ti dico che è successo in consiglio regionale, non so se la sai. Qualcosa so, mi hanno detto. Quella che ti dico, tu che sei di Perugia. Sì, insomma, no, però vabbè, sì. Che ho dato per letta la relazione orale. Questa me l'hanno raccontata. Allora, te la spiego. Ma dice che eri solito fare così. No. Non una volta sola. Noi non ero, perché in consiglio regionale purtroppo ero... Mi hanno detto, Materazzo è stato un ottimo consigliere regionale, sì, è stato in aula, problema. Poi era scarsamente preparato e quando doveva leggere le relazioni lui le dava per lette. No. Qualche volta anche per scritto. Noi ci fanno... No, no, allora... Ti spiego come fu. Vai. Noi vincemmo la battaglia col presidente perché noi, quando ci arrivavamo all'ordine del giorno, c'erano tutte le relazioni allegate, no? Per un pullman c'erano quattro pagine per abolirlo, le dovevi leggere tutti chi era relatore. Siccome io ero della commissione economica, ce l'avevo la cartella così,
dopo una lite col presidente e con i capigruppo vincemmo la battaglia che le delegazioni ci davano per lette il consiglio, perché ce le avevano tutte le consigliere. E poi sapeva la... che succede, che quel giorno dovevo fare una relazione orale, così te la spiego, guarda come so come è andata, come è andata. Devo fare la relazione orale, io mi ero scordato che ce l'ho un orale, perché ce l'ho tutte le volte 10 o 12 di liberi. E che fo? Io stavo a scherzare dietro, perché c'è un locale sempre come al Parlamento che non ci vanno mai, stanno tutte fuori. Sì, io stavo, mi chiamano, dicevo, guarda, vieni là che il segretario dice apre il dibattito sulla problemi della commissione economica. Volla di corsa, allora lui dice, ma Badenazzo dice, allora fa tutta la premessa, la relazione sull'argomento, su tutto, era un repubblicano, mi ricordo. Arcamone. Arcamone era. I nomi non me li ricordo, ma lo vedete come, lo sai. Fulignari. Allora mi fa, mi dicono, vieni là che mi fa la relazione proprio quella. E lui mi dice, per la relazione, io gli dico, la do per letta, no, la relazione orale. Lui che fa? C'era invece l'avvocato che stava al consiglio regionale di Foligno, un brigante Picuti, che siamo restati amici, ancora ci telefonavamo per le feste. Che successe? Che Sardis dice, signor presidente, guardi che c'è un errore, la relazione non si può dar per detta perché è orale, questo riguarda tale, chiede scusa e mi dà la parola. Quindi io ho detto, con un leoletto, allora io ho detto, signor presidente, la ringrazio della cosa, però e le dico che io la relazione la do per detta, e poi alle 3:30 vi spiego perché. Ah, ecco, nel pomeriggio. Carlo, invece torniamo, perché tu senti che lui ha vissuto questi anni anche per Ugini, facendo, no, dopo vita che quelle nazionali, quelle nazionali, facendosi onore. Invece tu sei limitato più a una politica cittadina, fuori dalla politica attiva praticamente di partito. Ecco, io ero chiamato a rendere servizio alla città nel consiglio comunale e lì mi sono dedicato. Quale scontro ricordi? Quale momento di tensione? I momenti di tensione ce lo stai dando. Spesso sta una vicenda anche, per esempio, ridicola, quella lì, per esempio, quando povero che era lì, bisognava sostituire un consigliere nel Partito Comunista, e c'era appunto Sbarrini doveva essere sostituito, mi pare, no? Venne a mancare un consigliere, adesso non la ricordo esattamente, comunque ci fu uno, insomma, che pretendeva di fare lui, perché prima di non eletto, certo, si presentò a fare la prova di calligrafia prima ancora che il consiglio comunale lo leggesse a consigliere. Precorreva i tempi, sì. Ma no, ci sono stati appunto diversi episodi, diversi, insomma, cose interessanti. Ovviamente ci si è dedicati alla città, questo è importante, insomma. Non ho fatto mai un servizio nel partito, assolutamente, tranne che col piano regolatore mi trovai investito a preparare anche la posizione della Democrazia Cristiana sul piano regolatore. Perché è vero, l'accettammo. Era un'opposizione la vostra barricadera chiusa, oppure no, noi cercavate anche di proporre? Cercavamo anche delle proposte. Aveva ragione. Noi non lo votammo, no, lo ritiriamo la proposta. Orvieto c'ha qualche problemino, c'ha ad esempio una caserma da dover essere indirizzata. Tu che idee avresti? Io lo so, io a un certo punto, questo sarebbe un grande polo studentesco. Cioè, Orvieto deve essere una città di studi. Oggi come Orvieto non lo so com'è il problema, a un certo punto. E oggi stiamo commercializzando Orvieto in maniera bruttina, perché praticamente c'è una serie di negozi che si aprono, altri altrettanti che si chiudono. L'abitazione, i residenti in Orvieto, pare che siano diventati non so quanto, un numero, ma un numero veramente sicuro, perché comunque c'è chi ti affitta, si vende, si. Oggi veramente è una città morta Orvieto, no? Che ruolo noi ci lamentavamo prima, siamo preoccupati che Orvieto debba diventare una città morta, oggi lo è diventato. Guardi, io devo dire ancora un'altra cosa. Mi date lei, guardi, mi dai. Ti conosco. Noi per esempio facciamo una grande cosa con la Democrazia Cristiana. Con il Cini, persona seria, facciamo un accordo di come realizziamo il piano regionale. Facemmo il programma che quando i soldi, già Terni era già sviluppato,
Perugia come al solito era più sviluppata, Foligno c'era la presidente più sviluppata, sviluppando Orvieto era restata arretrata. E allora che cosa stabilimmo? Che tutti i contributi che allora arrivavano dallo Stato e dall'Unione Europea, una parte, un 25% dovevano essere Orvieto, e facemmo la legge di Orvieto, che è poco contento il sindaco perché l'ha applicata lui, quindi ve lo so spiegare. Facemmo la legge di Orvieto, che successe? Che a un certo punto i consiglieri di Perugia, democristiani anche un po' le nostre, perché le colpe nate quando non ci sono, non ci votarono la legge e se non andava giù col voto unanime, le soldi non si prendevano. E nulla ha fatto io ero il primo firmatario, vicino con il secondo partito, terzo e poi giù fino alla Repubblica. Facemmo la legge dopo incontro con il sindaco d'Orvieto, che era, non lo dico chi perché non è più vivo, quindi non lo nomino, che lui non voleva neanche lui, perché la legge di Orvieto inseriva la Colle di Todi che si stava sgretolando come Orvieti, e i democristiani lassù avevano ragione, ma lui era capogruppo, gli dico con tutti perché non voleva. E però mi dette la delega, noi facemmo una riunione e dicemmo che il piano di, che noi un 25% mi pare quant'era, tutte le ricordi di andava a Todi e rimanenza a Orvieto. Però non l'abbiamo fatta né io né il Cino, noi facemmo il consiglio regionale. Poi facemmo una delegazione composta da me, da Ercini e dall'assessore allo sviluppo, che era un socialista. Andiamo a Roma, andiamo dal gruppo nostro, ci dissero che già c'era un po' il compromesso che c'era con i democristiani. Ci disse no, assolutamente no, perché non si può fare più. E chiedemmo 10 milioni, invece ce ne erano 5 mila. Forse 10 miliardi. 10 miliardi. Miliardi. Allora di soldi, sì. E allora andiamo a Terni, c'era un assessore che era intimo amico di Fanfani, che veniva sempre a Orvieto. Che Fanfani, quando gli parlava di Orvieto, lui diceva che era una grande cosa, perché lui parlava al dono, insomma, non so. E lui mi disse, sabato ci parliamo con Fanfani. Parlammo, lui chiamò Fanfani, era impegnato, disse tra 10 minuti richiamalo, ti chiama lui, perché se erano il tuo, erano lì. E lui che fece? Chi ha voluto la legge? Lui ci disse, però non chiedemo un senatore, come si chiama quello d'Orvieto che veniva sempre a me, veniva Orvieto per una magnallana tra sotto. Lui che fece? L'aspetto enogastronomico. Certo. Allora senti. Non è che veniva esclusivamente, veniva. Era l'unico senatore che però giocava. Quelle che abbiamo letto. Non le vedemmo più. Noi che facemmo? Questo dice, aspetta che chiamiamo Fanfani, ecco perché abbiamo preso i soldi, perché già avevano deciso di non darli più così. Certo. Dice, chiama Fanfani, dice, oh, onore, no, aspetta, come lo chiamava, come si chiamava Fanfani? Amintore, dice, oh, tu bisogna che mi dai 5 milioni per Orvieto, che allora lui ha fatto un altro piacere su la Toscana. Dice 5 miliardi perché dovevamo fare sta roba qui. Certo. Quindi ci stai dicendo che la legge speciale per Orvieto è stata finanziata da un democristiano? No, da democristiano, noi che abbiamo fatto la legge intanto, e abbiamo avuto il coraggio di farla. E da poi, perché io l'ho detto sempre che non è vero che è stato il Cine o io o meno, è stato il senatore che conosceva Fanfani. Fanfani veniva Magnalloga. Sì, ma però a Fanfani lui gli disse, senti, bisogna parlare con, come si chiama, il vecchio presidente della commissione economica del Ministero dell'Economia, non mi ricordo. C'era dice, Micheli, Pippo Micheli. No, Pippo Micheli in c'era. No, Materni, parlo a Roma, mio. A Roma. Lui gli telefona, dice, senti, parla col presidente, di che ti trova 5 miliardi e una cosa. Riveniamo a casa, troviamo tutti i telegrammi. Che se Ciccino poi abitava sopra a casa mia, quindi ci arrivarono il contributo dello Stato e ci danno 5 miliardi. Dopo poi noi ci siamo rifiutati,
voi mangiate che noi tanto vedete che non stiamo a mangiare, no? Noi ci siamo rifiutati di andare nella commissione per il controllo, certo, perché così eravamo liberi, no? E quindi per questa fu noi fatta una grande opera di soluzione, perché la legge ferroviaria l'abbiamo fatta perché eravamo d'accordo con loro, certo, sì, se no non si faceva, perché già non si, le racconti si piavano. Comunque la cosa secondo me ce l'abbiamo messa tutti per farla, e un riconoscimento a tutti che l'avevamo fatta, certo. Dopo che ha goduto il sindaco Torvieto questo, che l'ha spesa tutti, non so bene. No, beh, quello io non lo dico, ma insomma, tocca a lui. No, attenzione che non ti spingi oltre. No, 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 non è una però. Va bene, a posto.